Abbiamo quasi finito, tenete duro. Questo è praticamente finito, ma adesso non lo posso utilizzare perché lo sento abbastanza pesante. Questo è un profumo della Umica. Lo pagai pochissimo e questi della Umica sono i dupe dei più famosi profumi. Questo credo, fatemi sentire se non sbaglio. Sì, questo è il dupe uh, di uh, Chanel numero 5 è praticamente uguale a Chanel numero 5, costa un decimo dello Chanel numero 5, è molto persistente, è molto caldo, ehm, buono, come vedete è quasi finito perché lo voglio finire perché non si possono tenere tutti questi profumi lì senza essere utilizzati. Altro, eh, altra chicca della, come si chiama, della collezione eh, di Chico quelli sempre da borsetta, vi ho fatto vedere vanilla e mask, che è questo? Questo invece è, è il Ritual Bergamotto e Jasmine, anche lui nella sua confezione da borsetta con la uh, sfera, scusate i capelli, ma però il, il caldo si sta attenuando con la sfera di acciaio, in questo caso il, la custodia è di eh, un verde abbastanza um, acceso, come vedete, questo è utilizzato ma non troppo. Questo invece può essere utilizzato d'estate. Sì, questo è molto fresco e molto frizzante come profumo, da proprio da serate estive, sapete, sulla spiaggia, una passeggiata sulla spiaggia di sera dopo cena. Questo è molto buono, questo davvero è molto 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 buono. Poi andiamo avanti sempre con i profumi perché non è finita. Sulla scia dell'entusiasmo che ho riscontrato su YouTube sono andata alla ricerca di ehm, dei profumi ehm, della Tesori d'Oriente. Purtroppo non riesco a trovarne uno che vorrei provare, ed è il Byzantium, non riesco a trovarlo, però nella mia ricerca sono incappata in lui. Eccolo qua. Lui è profumo aromatico Giglio Blu del Nilo. Questo è utilizzabile sia inverno che estate. Buono. Uh, abbastanza persistente, non eccessivamente persistente, quindi non vi dura tutta la giornata, ma per il prezzo che ha io lo applico più e più volte al giorno ed è comodo, comodo anche da portare in borsetta. Questo invece, se vi ricordate, nel mio canale trovate, ed ha avuto tantissime visualizzazioni, la mia review di, dei profumi di odeima. E dopo aver fatto quella recensione, io non ero molto soddisfatta. È testimone di questa mia insoddisfazione nei confronti dei profumi Yodeima, ma non è detto che io non acquisterò ancora Iodeima. Questo, infatti, rimase intatto perché non fui più attratta dall'utilizzo di questi profumi. Questo è Insinue che, sinceramente, non ricordo neanche più a cosa corrispondesse, eh, credo di dirlo in quel video quindi casomai ve lo linko qui sopra. Come vedete la confezione è intatta, non l'ho mai utilizzato, magari a distanza di anni. Comunque è buono, questo è buono, questo è buono e lo voglio finire. Potrebbe essere alien, non mi ricordo. Alien o... O Terry Magler, non mi ricordo sinceramente, andate a guardare quel video che vi ho linkato qui sopra nelle schede o ve lo lascio nell'info box, adesso vediamo. Questo sicuramente è da finire perché comunque è passato tempo, quindi è giusto finirlo. Non abbiamo ancora mica finito invece con i profumi. Vi ricordate che in un video di tempo fa, ma di poco tempo fa, io vi dissi che avevo finito il mio profumo da 30 ml di La Perla, il famoso Gem La Nuit? Vi ricordate il video spacchettamento di profumeria web dove io ho trovato il mio profumo finalmente perché nelle profumerie è difficile da trovare e lo trovai ad un prezzo irrisorio? Bene, io quella volta vi ricordate? Ne ho presi due confezioni da 100 ml. Eccola qui, questa sta quasi per finire. Eccola qui. però intanto già ne ho un'altra da 100 ml. Questo può dimostrare quanto io ami questo profumo. cioè, se qualcuno vuole farmi un regalo, non sa cosa farmi, eccolo, la perla Jean la nuit Ma è difficilissimo da trovare, veramente difficile. poi Vabbè, questo anche eh, lo sapete. Eh, questo è il mio profumo, anche molto estivo. Anche questo si può utilizzare d'estate. Eccolo qui, Salvador Dalì. Questo lo adoro. A me piaceva molto quello con la, la, bottiglia, la bottiglia nera, ma quello non si trova quasi più. Anche questo, però, è favoloso. Questo anche è un 100 ml. Questo l'ho trovato su Amazon ed è l'apoteosi del packaging, guardate qui, naso e bocca, cioè, strepito strepitoso e dire poco, scusate i capelli, questo è Salvador Dalí. adorabile, questo è buonissimo, insieme a Jean la Nuit de della Perla, penso che siano i miei due profumi stra preferiti, poi non so dove mi è stato dato un campioncino di Narciso Rodriguez che adesso porto nella borsetta, e su Narciso Rodriguez, su questo sample ho da dire qualcosa. Che cosa vi voglio dire? Vi voglio dire che su di me Narciso Rodriguez sparisce dopo due secondi. Io non riesco a capire perché. Lo metto e sparisce dopo due secondi. Non, non, so, non, non ne conosco il motivo, purtroppo. Non lo so. Comunque, eh, scusate ma stavo guardando fuori dalla finestra, perché ultimamente qui si stanno, eh, stanno incrementando i furti d'appartamento. Comunque, eh, abbiamo quasi finito, vi faccio vedere un altro profumo, questo chi non lo conosce, Jean Paul Gaultier, Le Mal, questo è da uomo, anche questo è legato a mio ex fidanzato. Uh, però vabbè eh, che devo fare <ride> così questo ragazzi non l'ho mai mai aperto infatti non so eccolo non so nemmeno come si apre eccolo guardate qui guardate ancora ancora il, um, il sigillo questo non è mai stato aperto è nuovo in tonso ma io amo questo profumo lo adoro, dentro comunque alla confezione, mai aperta la confezione, quindi pensate voi. E dentro alla confezione, ovviamente, c'è tutto: c'era il fogliettino illustrativo con tutti i prodotti di Jean-Louis David. Ah, vedete le bobesesniki kiss le bobesesniki kiss i profumi i lipstick eccetera questo ho anche comprato perché lo portava a un altro ex fidanzato quindi io ricordo i fidanzati in base ai profumi vabbè e lo portava lui me ne ero innamorata questo suffo lo odio me ne ero follemente innamorata e quindi mi sono comprata anch'io questo profumo Infine, eh, volevo parlarvi eh, di un piccolo acquistino che ho fatto l'altro giorno sulla scia dell'entusiasmo della mia amica Patrizia. Sono andata ad Acqua e Sapone ed ho acquistato quello che vi sto per mostrare. Allora, mh, Patrizia mi ha mandato su WhatsApp la foto di questa, che è un'acqua profumata corpo adorabile, eccezionale, questa è eh, Ibisco e Carcadè e l'ho voluta acquistare ad un prezzo di 4,49 da Acqua e Sapone e visto che c'ero ho voluto prendere anche questa, allora ovviamente avevano il sigillo qui, l'unica pecca di Acqua e Sapone e comunque della Tesori d'Oriente è che non ti permette di Testare di sentire la fragranza prima di acquistarla, sto morendo di caldo. Prima di acquistarla, quindi in questo caso tu devi acquistare sulla fiducia. Allora, su questa all'ibisco e carcadè mi è andata bene, su questa invece che, che è, è fior di sale e loto non mi è andata bene perché perché è una fragranza che io non, non amo particolarmente e me ne dispiace perché comunque è un prodotto acquistato che io non userò mai. Allora, io che cosa ho pensato di fare insieme a un'altra cosina? Ed ascoltate bene adesso. Capisco lo shopping compulsivo, l'amare lo shopping e così via, però sinceramente gettare i soldi, soprattutto di questi tempi, non mi piace. Quindi che cosa ho pensato? Allora, eh, ho pensato, eh, ovviamente eh, qui ho tolto solamente la garanzia perché era messa per così per poterla eh, assaggiare, assaggiare, vabbè, annusare, sniffare. Allora, che cosa ho pensato? Ho pensato eh, di regalare quest'acqua eh, di eh, profumata aromatica ad una di voi. Chiunque volesse eh, avere, ricevere questo mio piccolo regalo e adesso vi spiego eh, basta che commenti qui sotto e poi vi dico tutto e voglio comunque fare un piccolo regalo a chi ha avuto la pazienza di arrivare fino alla fine di questo video e fare un regalo ad un'altra amica quindi saranno due le persone che io sceglierò allora e eh, per eh, diciamo non è un giveaway, è un regalo che vi voglio fare per l'affetto e la costanza con cui avete guardato fino alla fine questo video. Quindi eh, che cosa serve fare? Eh, dovete commentare qui sotto, cliccare mi piace, non vi chiedo di condividere, ma se voleste condividere questo video vi farebbe molto piacere, taggare delle amiche, far vedere questo video a delle amiche a cui pensate che possa piacere o l'acqua eh, profumata aromatica o questo, questo è un pezzo di storia, sono intatti, intatti, mai utilizzati, non è che io adesso lo voglio buttare e quindi ve lo regalo, questo l'avevo preso proprio per regalarlo a una di voi, ma adesso ha ancora più valore perché è una limited edition che non esiste più di Kiko. Quindi per le del profumo, scusate ma si vede tutto, per le patite del profumo questo è ottimo. Contiene tre fragranze: eh, la eh, Essential eh, con fragranza raffinata con oli sens eh, sensuali, note di rosa e ciliegia. Poi la Tribal, fragranza seducente con avvolgenti note di vaniglia e muschio, e la Ritual con fragranza frizzante con briose note di bergamotto e gelsomino. Quindi due di voi potranno ricevere questi miei due pensierini cliccando il mi piace, se volete condividere il video condividetelo sui vostri social ovunque. E commentare qui sotto quali dei due preferite se l'edizione limitata con i tre roll di kiko o altrimenti se preferite l'acqua profumata tesori d'oriente eh, fior di sale e loto perché a me questa fragranza non, non piace non è molto indicata per me quindi indicate quali dei due volete se kiko o tesori d'oriente e poi ad ognuna di voi Uh, non so se dare un numero sceglierò io penso che sceglierò io e, quindi eh, estrarrò a caso una di voi o l'estrarrò o sceglierò il commento che mi piace di più adesso devo decidere comunque nell'info box trovate tutte le, le indicazioni e anche la scadenza di questi piccoli premietti questo è tutto vi ho trattenuto già fin troppo un bacio e al prossimo video ciao